messaggio per il dipartimento C. Ha chiamato al telefono e poi è arrivato lei. E di chi era questo messaggio? Campy Jack Flash. Cosa? Campy, qui sto. Presenta. Campy Stampe, Campy Stampe. E poi al Quentin Tarantino. Come nel precedente film discorso, Il Bambino d'Oro, anche la pellicola che affronteremo oggi risale al 1986. Parliamo di Jumping Jack Flash, con Whoopi Goldberg nel ruolo principale e la regia di Penny Marshall. Nel cast figurano anche John Lovitz, Jim Belushi, Carol Kane e Stephen Collins. La trama ruota attorno a Terry Dolittle, impiegata informatica presso una grande banca di New York. Nonostante sia molto popolare tra i colleghi, non vuole il favore del suo capo. Un giorno Terry viene contattata da un uomo che si firma Jumping Jack Flash, senza sapere che da quel momento sarà coinvolta in un intrigo internazionale che metterà a rischio la vita della gente che l'ha contattata e della stessa Dolittle. Si tratta di una bellissima commedia degli anni 80 che purtroppo viene trasmessa sempre meno frequentemente in televisione. Tra curiosità del film, Jumping Jack Flash è il titolo anche di una canzone interpretata sia dai Rolling Stones che da Aretha Franklin, e entrambe le versioni sono presenti nel film. È l'unica volta che Goldberg è doppiata in The Never Cinzenone, già citata nel film Nico, mentre nelle volte successive sarà doppiata quasi sempre da Sonia Scotti. La terza e ultima curiosità riguarda Stephen Collins, che abbiamo già citato all'inizio. Sì, è proprio lui, è il reverendo Camden della serie Settimo Cielo. Ciao dalla signora Trouble. Mi stampe, oh, mi stampe.